Ciao a tutti, sono sempre io, Mad Destroyer, e oggi vi parlo di una bellissima esperienza. Di quale esperienza sto parlando? Sto parlando dell'esperienza del fantacalcio con gli youtubers, ovvero il fantacalcio insieme a Sick Wolf, Daniele Brogna, Gladiatore Giallorosso e altri youtuber. Come sono riuscito ad entrare? Allora, io conobbi Sick Wolf grazie al video di Pjanic, famosissimo, dove sbrocca, e praticamente da lì vidi altri video suoi. E mi iscrissi perché mi piace, come adesso, mi piaceva il suo canale da morire, e soprattutto come parla, in modo come ragiona, più che altro quello che dice, i video che fa. Insomma, mi era piaciuto tanto. Vedo un giorno un video che si chiama Fantacalcio degli YouTubers, scegliamo uno di voi o qualcosa del genere, adesso non me lo ricordo. E praticamente era un contest per partecipare a questo Fantacalcio. Praticamente consisteva nell'inviare a una mail che aveva scritto nella descrizione, ovvero la sua, un video di massimo 30 secondi, qualunque cosa, basta che parlava dell'argomento calcio. Io gli inviai questa parodia che feci così, ma proprio neanche senza, cioè proprio senza l'obiettivo di vincere, così per divertimento e così. E l'obiettivo mio, tra virgolette, la soddisfazione era quella di arrivare tra i 10, che lui sceglieva 10 di tantissimi video che gli inviarono, sceglieva 10, insomma, di questi video e li riportava in un video, e sotto questo video gli utenti sceglievano quale gli era piaciuto di più e votavano. E poi, quando ho visto che io ero tra i 10, ero contentissimo. Ogni giorno, ogni ora, ma che dire, ogni minuto, ogni secondo, guardavo i commenti, scorrevo i commenti per vedere se c'era qualcuno che mi aveva votato. Inizialmente vedevo zero. Dopo un po' che scorro, vedo anche Mad Destroyer, Mad Destroyer, Mad Destroyer, e comincio a crederci, anche se io già ero soddisfatto. L'ho inviato così per divertimento, proprio senza niente di che, insomma, senza obiettivi di vincere o cose del genere. Arriva il giorno prima, insomma, il giorno prima che chiudeva il sondaggio. Mi metto a guardare un sacco, e un sacco di gente aveva votato 3. Io ci ho sperato. Il giorno dopo fa un video, mi sembra, dei consigli. Non è che era il video "hai vinto te", oppure diceva solo quello. Praticamente diceva così del fantacalcio, però all'inizio annunciava il vincitore. Contest del fantacalcio, siete pronti per saperlo? Ebbene, ve lo dico, il contest del fantacalcio è stato vinto da Matt Destroyer. Complimenti a lui, che con tantissimi voti, ragazzi. Il vincitore ero io. Quando ho sentito il mio nome, veramente non c'è stato più nella pelle. Quindi io ringrazio sicuramente tantissimo Simone per aver dato l'opportunità con cui ho fatto l'asta. È veramente un'esperienza fantastica. Mi sono divertito con gente che, per esempio, Sick Wolf e Daniele Brogna li seguivo. Vabbè, Sick Wolf l'avevo conosciuto con Pjanic, ma Daniele Brogna lo seguo, ahimè, da quando ha fatto la canzone pazza Inter Sognala. E da lì l'ho conosciuto, Daniele Brogna. Quindi è stata un'esperienza straordinaria, unica, sensazionale. Ringrazio tutti. Ringrazio ancora una volta Simone, che ha dato l'opportunità. E ecco, quest'anno sarò negli YouTubers del fantacalcio di Sick Wolf. Non lo so, io credo di no, perché giustamente credo che Simone voglia rifare un altro contest per dare una possibilità ad un'altra persona. Quindi credo che non ci sarò, appunto, per dare opportunità a un altro di prendere il mio posto. Quindi penso di no. La classifica è andata benissimo, ho preso Higuaín a 150, praticamente è stato il mio obiettivo dell'asta, come quello di tutti, penso, ma così. E sono arrivato quarto di pochissimo sul terzo, e praticamente io sono il secondo, non mi ricordo il primo, che ha fatto più punti in assoluto, perché non giocavamo a Formula 1 oppure diciamo a classifiche, facevamo le giornate di Serie A. Uno si incontrava con un'altra squadra, io terza giornata mi incontro con Sicuolfo, quarta giornata mi incontro con altri, così giocavamo a giornate. Diciamo che sì, sono soddisfattissimo, e ringrazio Sick Wolf anche perché lui è stato il motivo principale della mia crescita. Però, ovvero, non è che mi ha fatto pubblicità e basta, oppure io stavo lì per caso. Io stavo lì, diciamo, per un, tra virgolette, merito, possiamo chiamarlo. E quindi sono contentissimo, e anche perché, cioè, gli iscritti che ho guadagnato grazie alla live, grazie a lui, magari sono anche un po' meritati. Dai, su, ho fatto una canzone di 30 secondi che, se non l'avete vista, potete cliccare in descrizione, oppure qui, non so dove metterò il link. Praticamente vinsi con una canzone del fantacalcio di 30 secondi, una mini parodia sulla, praticamente sulla guerra di Piero. E io spiegavo situazione vera, che
che avevo comprato Anderson, Pjanic e, sì, e Hamsik. E praticamente ci avevo speso un lira di Dio su questi. Però Pjanic era ancora infortunato e non giocava. Hamsik non faceva più niente. Anderson faceva peggio di Hamsik, quindi è andato a finire così. E quindi ringrazio ancora per l'ennesima volta, ma proprio a debito sto con Sitworth. Grazie a Simone, ancora un'altra volta io ti ringrazio, perché è grazie a lui che sono cresciuto tanto ed è stata una grande spinta per continuare sul canale, perché io avevo cominciato così per caso. Mi pare che il mio primo video riguardante il calcio era tipo Pogba che se ne andava, io dicevo la mia, e poi è nato tutto questo. E vabbè, poi a parte il fatto che da lì, sì, Mad Destroy è stato sulla bocca di tutti, poi dove è passato di moda è passato un po' di tempo e adesso... E adesso ci sono le nuove mode, vabbè, adesso senza fare nomi di nessuno e cose, e creare guerre inutili. Io ringrazio ancora Sitworth, perché grazie a lui mi ha dato una grande spinta, c'ho il numero suo, ci parliamo ogni tanto e posso confermare che lui è una grande persona. Uscirà un nuovo video in collaborazione con lui sul suo canale, speriamo presto. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, se non l'hai fatto ancora iscriviti al mio canale. E soprattutto vi volevo parlare di un altro canale, ovvero il canale dei The Vagabonds, che praticamente, sì, vabbè, lo dico, sono due miei amici che fanno video praticamente, ora cominceranno, adesso hanno fatto giusto il video di presentazione, un altro video così, cominceranno a fare video di calcio, parleranno le partite. Io, se vi interessa, ma non è se, dovete, vi deve interessare, vi deve proprio, no vabbè, scherzo. Comunque il link è in descrizione nel loro canale e spero che il video sia piaciuto. Se non l'hai fatto ancora iscriviti, metti la campanellina per fare i vari feed e ci vediamo sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti!